Presidente Di Chiara, Micam 2012, a quanto pare la barca ha virato e quindi sta girando in controtendenza, soprattutto per il settore calzaturiero, verso acque un po' più difficili da affrontare, ma con qualche segnale di speranza in più. Direi proprio di sì, ecco, intanto abbiamo i dati del terzo trimestre 2011 per quanto riguarda il settore calzaturiero, quindi i dati della Camera di Commercio che sono stati confortanti. Io ho visto però da parte dei nostri calzaturieri del distretto, io lo chiamo, diceva il vicepresidente Petrini, il distretto Marche, chiamiamolo distretto Marche per individuare un territorio più ampio, ma sappiamo tutti che il distretto Fermano-Maceratese, il 90% delle produzioni di calzature delle Marche vengono tutte nel distretto Fermano-Maceratese, stanno facendo uno sforzo economico di creatività, di linea, di design importante. E dicevo che tutto questo deve essere anche visto in quel ricambio generazionale a cui accennavo prima, che il nostro prodotto del Made in Marche sia veramente un prodotto d'eccellenza, conosciuto in tutto il mondo. In questo senso si valorizza ancora di più l'azione della Camera di Commercio e dell'azienda speciale per creare questo spazio che dia proprio identità al territorio. Abbiamo insistito molto sul mercato estero, quindi sulla promozione e sulla internazionalizzazione, soprattutto nel 2012, che è un anno particolarmente difficile. Dovremmo essere capaci di concentrare quelle che sono le nostre risorse sui settori che dimostrano le migliori capacità di reazione. Tra questi c'è sicuramente il calzaturiero, un calzaturiero che riesce ad avere percentuali di esportazione maggiori di quella dell'economia nazionale, maggiori di quella della media dell'economia nazionale. Quindi un settore in controtendenza che va tutelato, che va supportato, a cui va data una spinta perché può consolidare le proprie posizioni e quindi mantenere una forza anche nel territorio.